valutare la chiusura dell'impianto di Sardone e quanto richiesto al sindaco dal gruppo di opposizione Giffoni Democratica dopo la notizia del possibile arrivo presso il sito picentino delle ecoballe provenienti dallo stir di Battipaglia. Ad intervenire sulla vicenda il capogruppo di Giffoni Democratica Lucio Mancino. Noi abbiamo chiesto al sindaco innanzitutto di mettere a conoscenza il gruppo di Giffoni Democratica sulla situazione in questo momento che sta colpendo Sardone in particolare, e se ci sono dei gravi problemi abbiamo chiesto di chiudere l'impianto di Sardone per la salvaguardia e per l'incolumità dei cittadini di Giffoni. Questo abbiamo chiesto. Non è ancora arrivata risposta, sappiamo che i tempi del primo cittadino a rispondere alle interrogazioni è mediamente lungo, quindi ovviamente siamo abituati a questo, quindi attendiamo riscontro, però noi, io personalmente, ma credo parlo in rappresentanza anche del gruppo di Giffoni Democratica, siamo dalla parte dei cittadini in questo caso. Che tipo di problemi potrebbero portare alla chiusura? Perché lei prima ha parlato di problemi. Ma i problemi che potrebbero portare alla chiusura è che ci sia un eccessivo arrivo di questi rifiuti che non possono essere conferiti nell'impianto di Sardone e quindi provocherebbero dei problemi seri all'impianto e al perimetro dell'impianto di Sardone, quindi a quel punto ovviamente ci deve essere una valutazione seria del primo cittadino che deve portare quindi alla chiusura dell'impianto.